Buonasera a tutti. Quello di oggi è uno speciale sulle amministrative di Scicli che anticipa la trasmissione del venerdì di Canale 74, il cui inizio era previsto per la prossima settimana e che poi vi sveleremo nei prossimi giorni. Ma intanto a Scicli sono state indette le elezioni, che saranno il 27 novembre, e quindi ci sembrava doveroso occuparci della questione, perché tanti sono gli argomenti e i tempi sono ristrettissimi. Quello che vedrete oggi è un format atipico, proprio perché, vista la tempistica ristretta, vogliamo dare a tutti la possibilità di esprimere quali sono le proprie idee in vista della campagna elettorale. Quindi proponiamo una serie di interviste faccia a faccia con quelli che saranno i protagonisti della prossima campagna elettorale. Ognuno di loro avrà 8 minuti e quindi avremo modo con loro di parlare e di capire quali sono i programmi in vista appunto delle elezioni del 27 novembre. Ci tengo a dire che prima e che tra gli ospiti erano stati invitati anche Enzo Giannone di Scicli Popolare, che non è potuto venire per impegni di lavoro. Avevamo invitato anche Rita Trovato, candidata a sindaco, però ci ha detto che prima di esporsi vuole ufficializzare prima la propria candidatura. Abbiamo anche invitato Concetta Morana, che molto probabilmente sarà candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle, ma anche lei prima di esporsi vuole l'ok del partito e quindi che venga ufficializzata la propria candidatura. Siamo quindi pronti per iniziare, ma prima di farlo vogliamo raccontarvi quelle che sono le novità politiche che riguardano Scicli con questo servizio di Chiara Carbone e poi ritorneremo in studio. Entro Natale Scicli avrà il suo nuovo sindaco. Dopo circa 2 anni di commissariamento a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose avvenuto nell'aprile del 2015, ma prima ancora il comune era stato guidato dal commissario nominato dalla regione, la città tornerà alle urne. Le elezioni si terranno il 27 novembre e se ci sarà il ballottaggio sarà l'11 dicembre. Così ha decretato la regione, ma la data del voto di Scicli ha creato più di qualche tensione tra le stanze di Palazzo d'Orlean. Da voci di corridoio sappiamo infatti che l'assessore agli enti locali, Luisa Lantieri, ha manifestato qualche perplessità prima di apporre la firma. Il 27 novembre è troppo vicino, avrebbe detto, e poi occorre ricordare che il 13 di ottobre il Consiglio di Stato si esprimerà sulla legittimità dello scioglimento, considerate le motivazioni utilizzate dal TAR che ha rigettato il ricorso di ex consiglieri e amministratori, richiamando al fatto che vi era in corso un processo penale poi concluso almeno in primo grado, con l'assoluzione piena dell'ex sindaco e l'esclusione dell'associazione mafiosa in città. Non è impensabile che il CGA possa optare per l'accoglimento del ricorso. Comunque sia, il dado ormai è tratto, il 27 novembre si eleggerà il nuovo primo cittadino di Scicli. Questa data però non a tutti piace. Perché tutta questa fretta? Dopo un periodo di commissariamento, dare meno di 2 mesi per votare sembra davvero una scelta azzardata, una scelta che di certo avvantaggerà chi è già strutturato ed organizzato e penalizzerà quanti avrebbero voluto proporre un progetto nuovo. Tra ricerca dei candidati, firme per convalidare le liste e presentazione delle stesse, la campagna elettorale si ridurrà a pochissimi giorni. Gli elettori non avranno il tempo di assimilare i programmi elettorali e tutto si concentrerà sui nomi. Se l'intento era quello di generare confusione, ci sono riusciti benissimo. Tanti gli incontri, enormi gli sforzi per trovare la sintesi sui nomi, ma anche grandi divisioni. Allo stato attuale, oltre ai già noti Carmelo Vanasi, appoggiato dalla lista Progetto Civico per Scicli, e Maria Borgia, candidata di Forza Italia, hanno annunciato la candidatura all'avvocato Rita Trovato, che molto probabilmente sarà espressione di un polo di centro, probabile la candidatura di Concetta Morana dei 5 Stelle, che attende l'ok ufficiale dal partito, ma anche altri nomi sono destinati a venir fuori nel corso delle prossime ore. Con la nuova riforma elettorale votata in estate dall'ARS, l'obiettivo è il 40%. Chi lo raggiunge mette la bandierina al primo turno e si aggiudica il 60% dei seggi. Ciò si traduce nel fatto che oggi più di ieri servono coalizioni forti o movimenti che riescano a trascinare il candidato. Insomma, i giochi sono appena iniziati e siamo sicuri che da qui a novembre ne vedremo delle belle. Accanto a me il primo ospite, siamo con il Resi Giurato di Scicli Bene Comune, un movimento che nelle elezioni del 2012 ha appoggiato il candidato del PD Armando Cannata, attestandosi al 9,34% e prendendo 2 consiglieri. Guglielmo Ferro e Benedetta Fiere. Partiamo con una domanda che è più una curiosità, ma già so, conosco la risposta. Appoggerete di nuovo il PD? No, assolutamente, non appoggeremo il Partito Democratico.
Proprio, abbiamo fatto l'ultima assemblea ieri, saremo alternativi al Partito Democratico. A Scicli si vota il 27 novembre e questa data è stata decretata da pochissimi giorni, dopo che la città viene da uno scioglimento per infiltrazione mafiosa. Cosa ne pensa di questa fretta? L'abbiamo definita fretta sospetta? Sì, sì. L'abbiamo definita tanti di noi fretta sospetta, perché pochi avranno la capacità di organizzarsi così velocemente, anche perché, come dicevamo prima, non avendo i consiglieri comunali sarà complicato anche la vidimazione delle firme, servono tante firme. Insomma, noi ce la metteremo tutta e siamo sicuri di farcela, però ovviamente favorisce i partiti tradizionali che hanno le sedi, hanno la disponibilità economica, hanno i parlamentari, sicuramente è a loro favore. Perché, ricordiamolo, per una lista civica evidentemente bisogna prima raccogliere le firme, ovviamente trovare i candidati e poi presentare le liste. Consideriamo che c'è meno di un mese di tempo per farlo. Sì, c'è pochissimo tempo. Noi, ci tengo a sottolinearlo, Scicli Bene Comune era un cortile elettorale, quindi nato dalla fusione di tre partiti, allora Sinistra Ecologia e Libertà, Italia dei Valori e Federazione della Sinistra. Quindi, insomma, già questo, noi abbiamo tolto le sigle, è una lista civica, però ovviamente è fatta da persone che fanno politica, che fanno parte dei partiti, quindi anche questo per noi è importante. Ma nonostante questo dobbiamo raccogliere nuovamente le firme, ma lo faremo, siamo determinati a farlo e siamo determinati a esserci, nonostante i tempi così ristretti. Lei pensa che ci sia una forzatura in questo volere andare alle urne così presto? Certo, ma non lo penso solo io, lo pensiamo tutti, perché c'è qualcuno che è già organizzato, che in questi mesi ha tentato varie volte di prendersi la città, di umiliare questa comunità. Lei sa bene le battaglie che abbiamo fatto, Scicli Bene Comune è stata sempre presente, ad esempio la battaglia contro l'ACIF, noi siamo nel Comitato Salute e Ambiente e sicuramente ci siamo opposti a qualcuno. Ora, questo qualcuno a cui ci siamo opposti probabilmente ha intenzione, con questa fretta, di prendersi invece la città e noi dobbiamo organizzarci per impedirlo. Diceva che avete fatto una riunione, andrete, sì, con un vostro candidato sindaco o state parlando con altri? L'intenzione è quella di fare una coalizione, di fare tutti i passaggi perché si faccia una coalizione, però di sinistra, di centrosinistra. Non un comitato di salute della città, un comitato di salute pubblica. Noi, essendo persone di sinistra, insomma, abbiamo l'ambizione e pensiamo di riuscire a fare una coalizione di sinistra. Se non riuscissimo, siamo costretti ad andare da soli e con un candidato sindaco. Comunque ci saremo anche con un candidato sindaco. Che già avete individuato? No, siamo tutti disponibili a farlo, perché insomma la stiamo vivendo tutti come un servizio alla città, alla nostra comunità. La lista si chiama Bene Comune, per cui abbiamo tutti la passione del bene comune e lo dimostriamo quotidianamente, non perché siamo vicini alle elezioni. Una critica che viene fatta spesso ai partiti comunque di sinistra, viene fatta spesso, è di avere un po' la mania, la sindrome, chiamiamola così, dell'opposizione. Mi corregga se sbaglio, voi avevate due consiglieri comunali nell'ultima legislatura, poi ad un certo punto c'è stato il famoso ribaltone e un po' vi siete distaccati, certo, poi voi dai vostri consiglieri. Come risponde a questa critica? Rispondo che il movimento aveva deciso altro, poi i consiglieri hanno loro scelto, hanno loro fatto questa scelta senza il nostro appoggio, perché hanno ritenuto più opportuno rispondere ai loro elettori che magari al movimento di cui facevano parte. Massimo rispetto per quello che hanno fatto loro, sono nostri amici, veramente, però noi avevamo deciso diversamente e succede, questo succede nella dialettica politica. Cosa teme di più da queste elezioni? Qualcosa che teme in particolare che possa succedere, visto il caos, visto la confusione?
Temo che non si possono, che non ci sia il tempo per fare le coalizioni, perché secondo me solo una coalizione forte con tante liste, penso almeno tre o quattro, io immagino almeno tre o quattro, e con un candidato sindaco forte, autorevole, magari anche amato dalla città, una persona che è stata presente in questi mesi, in queste battaglie, che ha avuto visibilità, che c'è stata, si può vincere. Temo i tempi ristretti, la fretta che sento in certe riunioni di metterci tutti insieme, di fare un comitato tutti insieme da destra e sinistra. Ecco, noi non siamo disponibili a questo, perché penso che l'idea della città nostra sia diversa dall'idea della città di una persona che si trova nell'area della destra. Cioè, per me, ad esempio, ve lo dico subito, per me e per noi, innanzitutto la città di Scicli deve essere accogliente, con tutte le declinazioni dell'accoglienza, accogliente intanto per chi la abita, quindi pensi alle periferie, alle borgate, ma anche una città accogliente. Noi abbiamo fatto la battaglia, siamo stati i promotori perché venisse aperta la Casa delle Culture, e quindi per noi questo è un paletto essenziale e importante. Chi non ci sta a Scicli accogliente non può stare con, certo, noi. Certo, lei dice va bene un progetto ampio, però alla fine poi le ideologie sono quelle che sono, noi la pensiamo in un modo, gli altri la pensano in un modo. Certo. Non è il Comitato per la tutela della salute e dell'ambiente dove c'è uno scopo ben preciso. Quindi ragionamento è questo. Sì, come il comitato Notriv, sì. Lì si parla di comitati larghi e diffusi in cui ci devono stare più persone possibile, o il comitato salute e ambiente. Quando si tratta di amministrare una città è diverso, cioè le idee sono diverse. In pochissime battute, quali sono le vostre idee? La nostra idea, appunto, le dicevo, è penso che la stella polare siano gli ultimi. Penso che la sinistra è conosciuta perché le politiche che cerca di mettere in pratica siano quelle di innanzitutto migliorare la qualità della vita degli ultimi. Penso alle persone che vivono nelle periferie. Poi lei sa che io sono anche un animalista, per cui per me gli ultimi degli ultimi sono anche gli animali abbandonati, per cui noi faremo anche qualcosa per la lotta al randagismo. E poi appunto questo concetto di città accogliente, cercheremo di fare in modo che i cittadini possano partecipare alle nostre scelte. Modificando lo statuto comunale c'è la possibilità di indire dei referendum, che i cittadini direttamente possano gestire dei beni che il comune non è in grado di gestire, quindi aperta, accogliente, con una partecipazione della vita dei cittadini alla vita politica. Vedendo un po' il panorama dei candidati, quindi anche dei vostri avversari politici, c'è qualcuno in particolare che la preoccupa maggiormente? C'è qualche coalizione che la preoccupa maggiormente? Perché magari pensa se questi arrivano a governare una città magari faranno dei danni. Io penso che dietro la vicenda dell'ACIF, dello scioglimento per mafia, dietro questa vicenda ci sono dei partiti, ci sono delle grosse responsabilità. E noi sabato, insieme al blog di Scicli, appunto abbiamo promosso questo evento che si chiama Le Carte di Scicli, dalle 17 al Carpentieri, proprio perché vogliamo anche chiarire questo, chi è stato, chi c'è stato dietro alla vicenda ACIF. Questi partiti, io temo, le persone che ci sono e i politici che ci sono dietro queste vicende, io temo, e farò di tutto perché non prendono la città, nonostante siano persone potenti e contentissime. Perché il tempo a nostra disposizione è terminato. La ringrazio per essere intervenuta in questa trasmissione. Alla prossima. Okay. Siamo con Carmelo Vanasia, candidato a sindaco per la città di Scicli. Tra l'altro lei è stato il primo ad ufficializzare la sua candidatura, mi pare un paio d'anni fa, già un anno e mezzo fa. Lei è candidato di Progetto Civico per Scicli, una lista civica, non ha fatto apparentemente ad oggi con nessuno, è sempre determinata ad andare avanti così? Certo, sono più che determinato. Intanto buonasera a tutti e ringrazio questa emittente per la possibilità di parlare con i miei concittadini. Allora, io non ho fatto apparentamenti con nessuno e non farò apparentamenti con nessuno in caso neanche di ballottaggio. Questo deve essere chiaro sin d'ora, sono l'unico candidato sindaco con una lista civica, una vera lista civica, perché stanno nascendo diverse liste civiche
e quindi deve essere chiaro ai cittadini che sono liste civiche che vanno ad appoggiare i partiti e quindi sono liste civiche che non sono attendibili. Mi dispiace dirlo, ma è la verità, perché decantano di portare avanti la mia stessa linea politica, però se poi una lista civica praticamente non battezza un candidato significa che vai a portare avanti le politiche dei partiti, del PD, dell'UDC, di Forza Italia, del Movimento 5 Stelle e quant'altro. Noi siamo determinati a governare questa città da soli, abbiamo preso le distanze da tutti i partiti, nessuno escluso, siamo stati anche contattati da qualche partito politico, siamo andati al tavolo come giusto che sia, ma era ecco, solo mi interessa, confronto. Però ne parliamo dopo. Intanto le volevo dire questo, è arrivato da poco il decreto per le elezioni che si terranno il 27 novembre. Devo dire che è stata inaspettata anche questa tempestività. Lei già era pronto con la lista e la deve presentare, insomma, come si troverà con questi tempi ristretti? Ma guardi, io non mi sono fatto trovare impreparato perché, come lei sa, da un anno ho già battezzato la mia candidatura a sindaco. Già le persone che mi devono portare avanti insieme al sottoscritto il progetto, eravamo presenti già da circa 3 mesi, quindi dobbiamo solo raccogliere le firme, che andiamo, la lista è già pronta, per cui non mi sono trovato in difficoltà da questa notizia, diciamo, veloce che è arrivata da parte dell'ARS. Quindi il problema sicuramente ce l'avranno altri che magari non erano preparati, ma siccome noi siamo determinati, eravamo già pronti, quindi a noi votare il 27 novembre o votare il 27 giugno era una cosa che ci toccava, diciamo, fino a un certo punto. Ha già pronti anche gli assessori? Sì, ho pronti gli assessori, i nomi saranno divulgati ai concittadini sciclitani entro i prossimi 10 giorni, in contemporanea anche al programma elettorale che abbiamo terminato e concluso proprio ieri sera. Non le dico di svelare nulla, nemmeno i nomi, però quello, la Scicli che lei ha in mente, i suoi programmi li porterà avanti con dei tecnici oppure con delle persone, insomma, che sono esperti di politica, che fanno politica da tempo? Allora, un assessore è un esperto e anche una che ha fatto politica, sono due persone, posso dare questo segnale, che peraltro non risiedono nella nostra città, sono persone già preparate al ramo e che già hanno fatto notevoli risultati e sono conosciuti anche a livello nazionale, a livello siciliano, perché la città ha bisogno di avere tecnici e anche politici, quindi sarà una giunta mista di persone capaci proprio nel ramo. Più di questo non posso aggiungere. Quindi saranno nomi di rilievo? Nomi di rilievo, posso dire solo una figura così, anche perché sono trasparente con la mia città. Per quanto riguarda il bilancio, non ho ancora ufficializzato il nome, questo lo farò con molta ancora più calma, perché sappiamo che siamo un paese in dissesto, però un consulente tecnico esterno l'ho già preso, posso dare il nome, si chiama Massimo Costa, è un professore economista che insegna a Palermo, è un professore universitario ed è un economista che si occuperà del bilancio di Scicli. Ok, questa quindi è già una notizia. Ritorniamo all'aspetto prettamente politico, lei prima lo stava anticipando. Lei ha scritto anche sui social che è stato più volte chiamato da altri partiti che le hanno proposto, insomma, di ritirare la propria candidatura. Cosa le hanno chiesto e perché? Beh, loro hanno fatto giustamente il loro percorso, io, come ho sempre detto, non ho niente di personale con nessuno e la mia è una candidatura di rottura con i partiti, ma non perché voglia essere presuntuoso, questo messaggio non deve passare alla città, è solo perché oggi la città si trova con tutti i servizi eliminati, parliamo dei campi sportivi che non esistono più, la palestra di via Bicchisio che è stata ferma negli ultimi 4 anni e non si sa dove sono andati a finire i soldi. Abbiamo avuto l'ospedale Busacca chiuso, anche il pronto soccorso, abbiamo avuto chiuso anche i centri di incontro, gli asili nido, quindi non potevo sedermi al tavolo politico dei partiti che reputo i fautori della distruzione della nostra città. Sono stati eliminati tutti i servizi e peraltro hanno portato il comune in dissesto. Pensate solo che circa 7 anni fa, 8 anni fa eravamo un comune virtuoso a più 10 milioni, oggi ci ritroviamo un comune a meno 30 milioni. Non si capisce dove sono andati a finire i soldi, saranno i politici che daranno queste risposte e questa è una domanda che lei dovrebbe fare anche a chi si candida
con alle spalle i deputati e i partiti. Secondo lei gli altri partiti o le coalizioni hanno timore della sua figura e della sua candidatura? Ma guardi, io questo non lo so, perché io sto facendo la mia strada. Ho detto che non ho niente di personale con nessuno. Io non posso fare peggio di loro, perché loro hanno fatto nulla. Ho le idee chiare, ho detto che sto mettendo nella squadra assessoriale persone capaci, di provata esperienza. Ho messo nella mia lista di consiglieri persone tutte trasparenti, oneste, che non sono state mai presenti sugli scranni del Consiglio Comunale, e questo la dice chiara e lunga qual è il progetto che io voglio portare. Io voglio il cambiamento totale della politica sciclitana, a partire dai consiglieri comunali, passando per gli assessori e per il sindaco, che se il popolo deciderà dovrei essere io. Una critica che spesso le viene rivolta è quello di attaccare senza mezzi termini e magari di parlare meno di contenuti. È una critica che accetta? Come risponde? Ma guardi, io questa critica l'accetto, perché le critiche poi portano a un miglioramento del politico, della persona. Il dialogo ci deve essere. Io ho attaccato perché ho fatto campagna elettorale, ma più che attaccare sul lato politico, forse apro e chiudo parentesi, proprio perché non sono un politico, ho fatto forse qualche errore, e lo dico in trasparenza, forse come cittadino incavolato per la mancata politica che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni, perché è sotto gli occhi di tutti il fallimento che abbiamo avuto con il governo di centrodestra, è sotto gli occhi di tutti il fallimento che abbiamo avuto con il governo di centrosinistra. Peraltro questi personaggi si ricandidano ancora per volere sedere sugli scranni del Consiglio Comunale. Questo non è ammissibile. Io sto lanciando ai miei concittadini e sto dando l'alternativa a che questa città inizi a camminare con persone nuove, con un programma chiaro, e i contenuti saranno divulgati alla prossima trasmissione. Bene, io la ringrazio, il tempo a disposizione è scaduto, avremo modo per riparlarne e per conoscere approfonditamente il suo programma. Grazie ancora. Io ringrazio sempre come al solito questa emittente e buonasera a tutti. Al mio fianco c'è Maria Borgia, candidata a sindaco per Forza Italia. Lei tra l'altro è stata una delle prime ad ufficializzare la sua candidatura. Prima di entrarci nei discorsi prettamente politici rivolti alla prossima campagna elettorale, però voglio che lei mi tolga una curiosità. Ma Scicli, quante Forza Italia ci sono? Le dico perché. Perché da una parte c'è la sua figura, che la sua candidatura è stata, diciamo, battezzata dal commissario, che è Giovanni Maura. Però dall'altra parte ci sono altri esponenti, ad esempio Maurizio Villaggio, che si firma Forza Italia, che a sua volta fa riferimento all'onorevole Assenza, che comunque sembrano fare altre strade. Ecco, mi può rispondere su questo? Allora, che io sappia, esistono un'unica Forza Italia, che è quella che fa capo al commissario provinciale, che chiaramente ha la delega per le liste, e a lui ci riferiremo in ogni caso. E quindi, diciamo, lei è candidato sindaco appunto per Forza Italia. È stata colta di sorpresa da questa tempistica, perché si vota il 27 novembre, già era pronta? No, dobbiamo dire che noi da 4 anni lavoriamo per il progetto, e quindi non è che ci abbia colto così tanto di sorpresa. Certo, chiaramente il 27 è vicino, però devo dire che non abbiamo avuto alcun problema in merito. Se oggi qualcuno le chiedesse di fare un passo indietro, lei lo farebbe, ormai ho determinato ad andare avanti? Ma guarda, questa domanda mi è stata posta da più parti e da più segreterie, ma dopo veramente un'analisi del contesto, ma anche dei nomi che erano stati proposti, noi abbiamo pensato di tirare dritto per la nostra strada. Con quante liste a supporto? Sono 3, ma potrebbe esserci anche un'altra lista dell'area di destra. Quindi, diciamo, a parte le liste civiche e Forza Italia, non ci saranno altri accordi, non ci sarà altra coalizione, o già c'è sentore magari qualcuno che verrà poi a parte questa lista di destra? Ma guarda, noi siamo aperti al dialogo con tutte le forze politiche, perché una città non si può governare da sola, questo lo sappiamo, quindi cioè, ben venga chi vuole dialogare con noi. Avete già aperto un dialogo con altri, con tutti? Con Abbiamo aperto dialoghi con tutti, perché tutti ci hanno cercato e ci hanno voluto, ma noi al momento rimaniamo sulle nostre posizioni, ma il dialogo, ripetiamo, è aperto con tutti. Una critica che spesso le viene rivolta è di essere troppo estremista. Lei ha avuto un passato anche con Forza Nuova, forse molti si rivolgono a questo, si riferiscono a questo. Come risponde a questa critica? Beh, molti nemici, molto onore.
Il 28 novembre lei diventa sindaco di Scicli. Quali sono le sue priorità? Cosa pensa di trovare all'interno del comune, visto insomma questo periodo di confusione che c'è stato, di commissariamenti? Ma guarda, noi abbiamo le idee molto chiare, ci sono delle cose da fare che hanno la priorità. Innanzitutto puntare su quelle che sono le cose principali, cioè la famiglia, il lavoro, la casa. Questi sono i problemi degli sciclitani e su quello puntiamo fortemente, perché chiaramente non esiste famiglia serena se non ha una casa e non ha un lavoro. Poi tutto il resto viene dopo. Lei ha anticipato i primi 10 punti del programma elettorale, li può sintetizzare? Insomma, al primo punto abbiamo questi 196 posti di lavoro che abbiamo tirato fuori non sicuramente dal cappello del mago, ma sono un'attenta analisi che abbiamo fatto sul territorio e su quello che potremmo offrire dal 28 di novembre a 6 mesi dal mandato. Appunto, la domanda viene spontanea: come fa un sindaco con tutte le situazioni insomma, economiche, ristrettezze, di trasferimenti eccetera, a poter garantire dei posti di lavoro? Ma allora, intanto si devono privatizzare alcuni servizi che non funzionano, che al momento non esistono, e quindi lì chiaramente potremo operare per dare posti di lavoro. Poi ci sono tante altre cose che abbiamo messo in campo. Ho letto i primi 10 punti, c'è molta attenzione per il sociale, per il terzo settore. Allora, perché giustamente io provengo dal sociale, sono 20 anni che faccio sociale e da lì intendo ripartire. C'è fare un restyling dei servizi sociali, perché chiaramente non offrono servizi e non garantiscono comunque delle attività ottimali per poter erogare servizi efficienti. Parliamo delle scuole, parliamo proprio 5 minuti fa, prima di essere intervistata, ho ricevuto una telefonata da alcune persone che vivono nelle borgate dove non arriva lo scuolabus, perché in questo momento è fermo. Ci sono dei servizi che non partono nelle scuole, come l'assistenza. Noi abbiamo puntato molto sull'assistenza con l'idea di creare proprio un fondo sociale dove poter conferire dei fondi che poi ci serviranno per dare dei servizi essenziali a quelle persone che hanno una disabilità grave. Ha già individuato i suoi assessori? No, ancora non l'abbiamo individuato, ma su uno puntiamo molto precisamente, che sarebbe il giudice De Grazia, che si occuperà chiaramente di legalità all'interno del comune. Il giudice De Grazia, lo ricordiamo per quanti non lo sapessero, è presidente onorario della Corte di Cassazione, sì. E soprattutto è molto conosciuto perché ha portato avanti questa battaglia sulla legge Lazzati, sì, che è quella che impedirebbe a chi è coinvolto in associazioni mafiose, sì, di fare campagna elettorale. Diciamo molto attenente con quello che è successo nel nostro comune. Abbiamo bisogno di persone che comunque puntino a darci dei metodi per non cadere in trappole del genere. Lei non è la prima che individua come persone probabili assessori o comunque come consulenti persone esterne, cioè che non sono di Scicli. Questo perché secondo lei sta avvenendo? Perché magari uno di fuori può magari fare breccia all'interno della macchina burocratica amministrativa, cosa che magari qualcuno che ha lì dentro tra amicizie non può fare? Noi penso che parliamo di questo da molto tempo, sappiamo che comunque all'interno del comune ci sono stati dei problemi non indifferenti, ne abbiamo parlato in altre trasmissioni, la corruttibilità, tutto quello che comunque non ci dobbiamo nascondere. Per questo cerchiamo persone al di sopra delle parti che possono comunque esserci vicino con una grande professionalità. Poi il giudice De Grazia insomma non ha bisogno di presentazione. Lei fa da tanto tempo politica, però mi corregga se sbaglio, non ha mai avuto incarichi amministrativi, sì, o ruoli, e questa è una critica che molti le fanno. Lei una volta che diventa sindaco e si troverà di fronte poi questo apparato burocratico, amministrativo, così complesso com'è un ente comunale, ritiene di essere in grado di poterlo gestire? Beh, non è che il sindaco è solo, il sindaco ha i consulenti, il sindaco ha gli assessori, ci sono i dirigenti, il sindaco chiaramente deve essere un'espressione del popolo e chiaramente portare avanti un'idea che è politica, poi a tutto il resto c'è chi deve comunque pensare e che ne ha le competenze. Un'ultima domanda, mettiamo che ci sarà ballottaggio e lei non arrivi a ballottaggio, tra le persone, le figure che ci sono adesso, che si conoscono in questo momento e che sono candidate a sindaco, c'è qualcuno che magari la colpisce di più o in questo momento no? No, al momento nessuno.
E tra questi c'è qualcuno che le preoccupa maggiormente, che lei non vorrebbe vedere alla carica di sindaco? Ma io penso che con umiltà tutti sono capaci e sicuramente potrebbero diventare sindaco, ma non c'è qualcuno in particolare che comunque sia al di sopra delle nostre potenzialità. Bene, con questa domanda e con questa risposta io la ringrazio e la saluto, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma avremo modo sicuramente di parlarne, di conoscere meglio i programmi e i volti di questa campagna elettorale. Grazie. Siamo con Giorgio Vendigni di Cittadini per Scicli, lista civica. Lei è stato assessore nella giunta 25, poi è stato consigliere nell'amministrazione Susino, è stato eletto con l'UDC, però poi diciamo, dal momento in cui c'è stato il cosiddetto ribaltone, che l'UDC in qualche modo ha mollato Susino, lei è rimasto lì, ha dato un contributo tecnico, se vogliamo, all'amministrazione. E quindi poi un po' ha preso le distanze anche dall'UDC, è così? Sì, diciamo che sono stato eletto nelle file dell'UDC come consigliere comunale e sin dalle prime battute abbiamo avuto delle difficoltà all'interno della compagine. Ciò diciamo, legato a situazioni particolari, a delle condizioni che avevamo posto già all'inizio della nostra candidatura, in particolare quello di determinare le decisioni attorno ad un tavolo che era rappresentativo della coalizione. Questo non è avvenuto a più riprese e quindi abbiamo deciso con altri consigli, con tutti i consiglieri dell'UDC tra l'altro, ad abbandonare e a sospenderci dall'UDC. Siamo rimasti fuori io e il collega Bartolo Ficili, mentre altri due, Bramante e Marino, hanno continuato il loro percorso all'interno dell'UDC. Successivamente ci siamo posti fuori dall'UDC, ma sempre dentro la maggioranza, abbiamo chiesto un diritto di tribuna perché non avevamo capacità di poter incidere minimamente nel gruppo, avevamo solo l'esigenza di ascoltare, vedere un po', partecipare alla decisione senza, capite bene, un minimo di potere contrattuale. E abbiamo appreso che molte decisioni venivano prese fuori dal tavolo della decisione. A quel punto ci siamo posti fuori completamente dalla coalizione e poi nasce la seconda fase di Susino. La seconda fase di Susino nasce perché non c'erano più i numeri da parte del Consiglio Comunale di sostenere l'amministrazione in Consiglio Comunale. A quel punto si è avviato un'attività di governo di salute pubblica su cui tutti eravamo d'accordo, anche l'UDC e anche le altre forze che sostenevano Susino, però nel momento in cui bisognava costituire e sostenere la giunta che era stata messa su da Susino, a quel punto qualcuno non si è fatto trovare all'appello. Quindi voglio dire, la seconda fase è una seconda fase caratterizzata dalla necessità di non poter andare ad un commissariamento ulteriore. E quindi su questo tutti ci siamo spesi per permanere, per stilare un numero di punti, una piattaforma programmatica delle emergenze, per cercare di avviare un governo di salute pubblica. A questo qualcuno ha detto sì in un primo momento e non ha partecipato in un secondo momento. Io la devo portare a quello che sarà il prossimo futuro, alle elezioni il 27 novembre. Sì. Intanto le faccio una domanda, così: lei sarà candidato sindaco? Ma a me non risulta, quindi su che progetto, state lavorando? Noi stiamo lavorando partendo dall'attualità, e l'attualità non può disconoscere il recente passato legato ad un'amministrazione straordinaria. Non entriamo nel merito dei motivi della straordinarietà, e avvicinandoci comunque ad elezioni molto prossime e che caratterizzate anch'esse dalla straordinarietà, su questo termine chiaramente saltano un po' tutti quelli che sono gli schemi, a maggior ragione in una realtà come Scicli, che è stata un po' colpita da questa
grande difficoltà che sta attraversando. Questo potrebbe generare. Quindi la straordinarietà, secondo me, si estenderà anche nel modo di aggregare le forze, che comunque oggi si caratterizzano su due megagruppi, su una, qualcuno la chiama pregiudiziale democratica, il fatto che diciamo in un modo ormai chiaro non c'è stata una difesa forte da parte delle rappresentanze istituzionali e quindi da parte dei partiti politici di, diciamo, presenti nella città, a difesa strenua della città, sia nella prima fase, quindi nella fase dello scioglimento. Su questo proprio una parentesi veloce, questo magari i telespettatori possono fare le loro ricerche, c'è un caso proprio analogo al nostro che si chiama Comune di Sacrofano, in provincia di Roma, di Mafia Capitale, su cui là bisogna capire in che modo è intervenuta la politica a livello di Ministero dell'Interno. Certo, perché solo così si può giustificare, perché alla luce di tutto ciò che oggi viene fuori dal giudizio del processo penale, chiaramente qualcosa allora si poteva fare, si poteva pensare. Ci potrebbero essere sicuramente degli strumenti intermedi. Perché il tutto lo dovete assolutamente, lo si deve... Sì. E vincere anche dal commento del legale di Susino. Il legale di Susino ha chiuso subito dopo la sentenza dicendo che bisognava solo leggere le carte, non abbiamo fatto nulla di straordinario. Questo, diciamo, è tutto dire. Che il 13 di ottobre il CGA si esprimerà sul ricorso, quindi magari ancora potrebbe essere. Vabbè, ma ormai fa parte della storia, è una questione di riscatto. Questo per determinare chi si è opposto. Io sono stato tra quelli che mi sono opposto per evitare un ulteriore commissariamento della città, mi sono opposto al commissariamento facendo ricorso al TAR, mi sono opposto ancora allo scioglimento facendo un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, quindi appellando la sentenza del TAR. Quindi voglio dire, la posizione mia e di tanti altri cittadini e colleghi di Scicli è stata molto chiara. Poi abbiamo due personalità eloquenti, forse le massime figure cittadine, che si sono spese in un modo inequivocabile sulla vicenda, insomma, che mi riferisco al giudice Rizza e al giudice Santiapichi, quindi al magistrato Santiapichi. Quindi capiamo che su questa vicenda la città è stata molto sofferente e ha subito, secondo il mio pensiero e quello anche di questi autorevoli concittadini, un torto che comunque stiamo cercando di recuperare. Su questo tema, su questo fronte, che da una parte trova chi si oppone energicamente contro per la difesa della città e sull'altra parte c'è chi magari ha cercato di nicchiare, è chiaro che c'è una differenza che qualcuno chiama sinteticamente in una pregiudiziale democratica. Mi riallaccio alla straordinarietà, chiedo di stringere, perché la straordinarietà delle elezioni, l'imminenza delle elezioni, oggi fa in un certo senso mette in discussione quelle che sono le aggregazioni storiche, le aggregazioni che hanno un minimo di coerenza, perché oggi la partita si gioca anche su un fronte che generalmente non è nella normalità, ecco perché parliamo di straordinarietà. E su questo chiaramente la città sarà chiamata, e mi pare che ha espresso già ampiamente il loro pensiero. Uno, ad esempio, di una manifestazione chiara è stata quella là nei confronti della difesa ambientale per quanto riguarda l'impianto ACIF. Quindi su questo, al di là dell'aspetto imprenditoriale delle cose, c'è un'attività amministrativa che è stata totalmente trascurata, completamente ha avuto una caratterizzazione legata alla trasparenza, cosa che oggi purtroppo in termini di rapporto con la città questa commissione straordinaria devo dire che un po' ha fallito, perché il rapporto... Ci sarà modo di approfondire, avremo occasione di approfondire. Io purtroppo la devo interrompere perché abbiamo dato un termine massimo a tutti i nostri ospiti, quindi per oggi il tempo a disposizione è scaduto, però ripeto, avremo modo sicuramente di approfondire alcuni argomenti. La ringrazio per essere intervenuto e la rimando alla prossima. Grazie a lei.
Altro ospite studio, al mio fianco c'è Mariano Ferro, leader dei Forconi, un progetto che ha avuto un grande risalto mediatico all'epoca della contestazione che mobilitò mezza Sicilia. Poi c'è stata una consultazione elettorale alle regionali che è stata un po' deludente, però i Forconi hanno continuato ad esserci, cioè a resistere e soprattutto a mobilitarsi quando si è trattato di battaglie. No, per esempio mi riferisco agli sfratti coatti, soprattutto in provincia di Ragusa, insomma ce ne sono state parecchie. Adesso Mariano Ferro ha annunciato che sarà protagonista in qualche modo a Scicli per l'elezione del 27 novembre. Perché proprio Scicli? Ma intanto perché c'è una convinzione che è quella che almeno gira a Scicli. Questa fretta sull'elezione di Scicli sembra sospetta perché non sembra casuale. Questo ci porta a pensare che qualcuno voglia mettere le mani sulla città per interessi particolari. Questo è successo a Scicli, potrebbe riaccadere, speriamo di no. Una cosa è certa, che qui ti rendi conto che probabilmente protestare verso chi non vuole ascoltare diventa inutile. Forse è bene cominciare ad entrare anche nei comuni, probabilmente è bene cominciare a dire a questi potentati di turno, a questi deputati, a questi senatori che vengono eletti, anzi nominati più volte, almeno quelli nazionali, nominati dal potere politico senza essere scelti dai cittadini, io credo che sia bene dire che la politica che è stata attuata fino ad oggi non funziona. Punto. Quindi che cosa vogliamo fare? Vogliamo impegnarci perché a Scicli vinca un candidato dei Forconi, di una coalizione, insieme a qualcun altro, vedremo come fare, lo studieremo anche perché anche noi non è che eravamo pronti, però voglio dire che vinca un candidato che possa pensare alla città e agli interessi della città che possono essere in linea di massima turismo e agricoltura, ma fuori da ogni interesse personale, perché qui noi vediamo che ci siano molto spesso, come in tutte le altre città e come in tutti i territori, gli interessi personali che prevalgono. Lei ha detto questo, verremo a Scicli per scombinare gli interessi di qualcuno, a che cosa si riferisce in particolare? Non voglio farmi querelare da nessuno, ma tutti sanno a che cosa ci riferiamo, però il discorso è che questi interessi purtroppo devono essere abbattuti. Per abbatterli chiederemo agli scicletani che cosa vogliono dire o che cosa vogliono fare, perché se si vuole continuare ancora con il clientelismo, gli interessi personali, gli interessi particolari, facciano quello che credono di fare. Noi vogliamo avere un candidato a sindaco che sia mirato agli interessi dei cittadini di Scicli, mirato agli interessi non particolari di nessuno, anzi battere questi interessi, ma soprattutto come Forconi vogliamo dire a tutti quelli che questo disagio, questo disastro economico che specialmente riguarda un settore che è quello dell'agricoltura, qualcuno l'ha provocato, non l'hanno provocato i Forconi. Se le aste giudiziarie che ci sono a Scicli, come ci sono in altre città della provincia, e in questa provincia lo diciamo sempre, i numeri sono molto più alti, qualcuno non sta guardando a quello che sta accadendo. Chi è questo qualcuno? Non saranno i Forconi che stanno mettendo sul tavolo tutti i giorni questo problema. Qualcuno significa che ci sono i deputati del PD che governano, ci sono i deputati dell'NCD che governano, ci sono i deputati dell'UDC che sono al governo della regione che sono qui. Avete sentito qualcuno parlare di questi problemi? Io questo aspettavamo da anni, dico anche con amarezza. Qualcuno già ha iniziato, ovviamente rivolto ai Forconi, rivolto a Mariano Ferro, a scrivere ad esempio sui social Scicli agli scicletani. È ovviamente una provocazione rivolta a lei. Questo insomma lei e, chi glieli toglie agli scicletani? Chi glieli vuole togliere? Noi vogliamo esserci per dire agli scicletani una cosa: dovete votare uno di Scicli, dovete votare un vostro concittadino, ma noi vogliamo ricordare a questi scicletani però che se c'è questo problema economia, qualcuno che non lo guarda c'è, esiste, la colpa non è dei Forconi. Io dico, come si fa a sostenere oggi un candidato del PD o nell'area del PD o nell'area di governo che debba poi alla fine andare a rapportare ai partiti di governo che sono quelli che stanno non provocando i problemi, ma comunque rilassati, tutti rilassati su questi problemi. Agricoltura è uno di quelli che noi guardiamo di più perché è stata in questa zona, questa non è a caso, Ragusa l'abbiamo scelta a caso, è la zona più trasformata d'Italia. Donna Lucata, il mercato di Donna Lucata, Scicli, insomma la zona di Scicli, questa zona vive di agricoltura. Domandiamo, c'è qualcuno che ci ha pensato?
ci si può chiedere le proposte, le abbiamo fatte mille volte a questi signori che si presentano, a questi potenti che si presentano così dall'alto per conquistare la città, avete avuto risposte? No, io dico anche con amarezza, stavo dicendo, ci aspettavamo anche dai grillini, lo dico con grande amarezza, ci aspettavamo dai grillini che ci fosse a Palermo una forza che guardasse con interesse a queste problematiche in generale, all'economia. Io non ho visto, a parte la trazziera di Caltavuturo e la casa Guarascio, non ho visto nient'altro. Non mi ricordo in 4 anni che si sia vista un'azione dei grillini per dire mettiamo sul tavolo questi problemi in modo forte. I Forconi sono stati condannati dall'opinione pubblica probabilmente per aver fatto quell'azione. Ritornando un attimo, scusi, la interrompo a Scicli, sta parlando con qualcuno, ha già parlato con qualcuno, c'è in mente un'area? C'è in mente un'area alla quale ci possiamo riferire, un'area che è un'area civica, un candidato che è fuori dai partiti, perché altrimenti non saremmo coerenti con quello che diciamo, un candidato, diciamo, di liste civiche che può venire fuori, una persona onesta, una persona per bene, uno che può essere popolare a Scicli, e io dico andiamo avanti così. Spesso si dice che il sogno dei Forconi è svanito perché magari c'era all'interno qualche personaggio poco raccomandabile. Ricordi i titoloni dei giornali quando c'erano le manifestazioni, si sono accostati spesso i Forconi a gruppi mafiosi. Questo sicuramente sarà un tema che in campagna elettorale qualcuno tirerà fuori. Come risponde? Allora, da un lato siamo stati accusati di essere vicini ai gruppi mafiosi con quelle foto del giornale, dall'altro siamo stati accusati di essere venduti al potere per una foto che abbiamo fatto a Siracusa, non lo dimentico perché... Potenza. Allora, se i cittadini di Scicli pensano questo, votino pure altri. Io so soltanto una cosa, che ci sarebbe piaciuto che qualcuno avesse preso quelle vertenze, e mi ricordo che c'era la difesa del Made in Sicily, c'era il discorso dei carburanti, che ancora oggi esiste perché noi paghiamo il carburante più caro d'Italia, probabilmente pur avendo le raffinerie qui a qualche chilometro. Questi sono gli argomenti che poi alla fine dovrebbero essere messi in moto dalla regione siciliana, che avrebbero dovuto essere guardati dalla politica, perché questi sono i compiti del partito. Purtroppo le leggi oggi elettorali non consentono, perché una volta nominati, e addirittura ora si sta facendo l'Italicum che nomina quasi l'80-90% dei deputati, e io penso che una volta nominati non c'è più l'interesse a rispondere ai territori. Questo è accaduto. Ci hanno tutti presi in giro e saremmo noi quelli che siamo mafiosi. Io credo che non è tanto l'atteggiamento mafioso dei partiti, io credo che sia stato l'atteggiamento di disattenzione, di indifferenza verso quello che sta accadendo. Se è normale, io ripeto, difendo sempre i più deboli, perché poi alla fine questi siamo, non è... Se è normale vendere una casa a chi non può pagare perché ovviamente non riesce a guadagnare dal suo lavoro e lasciarla nelle mani dell'usura, dei gruppi mafiosi con i prestanome nulla tenenti, di cooperative del malaffare, io credo che se è normale, se la legge vuol dire che deve andare avanti così, noi continueremo a fare il nostro lavoro di sensibilizzazione. Questo è quello che abbiamo fatto da 4 anni a questa parte, continueremo a farlo, a Scicli vogliamo dire la nostra. Poi se l'opinione pubblica pensa di darci una mano a portare avanti questi problemi, voti il nostro candidato, dopodiché fra qualche giorno lo ufficializzeremo. Bene, io la devo interrompere perché purtroppo il tempo a nostra disposizione si è concluso, però sicuramente avremo modo di rivederci e di riparlarne più approfonditamente. Grazie. Grazie a lei. Al mio fianco Danilo De Maio di Start Scicli. Start Scicli è un'associazione formata principalmente da giovani professionisti. Nei giorni scorsi avete annunciato che correrete alle prossime elezioni con una propria lista. L'annuncio è stato stop alla politica del lamento. Che cosa significa, Damai? Sì, buonasera intanto. L'associazione Start Scicli da quasi 2 anni a questa parte ha deciso appunto di affacciarsi alla cosa pubblica, quindi alla politica, proprio perché siamo un gruppo di giovani, di ragazzi, di professionisti che è stanca di sentire solo le lamentele dei cittadini, di demandare i problemi, insomma, della città, della cittadinanza ad altri che poi in realtà nelle stanze che contano non portano quella che è la voce dei cittadini, ma abbiamo assistito, la situazione di Scicli ne è proprio testimone, portano avanti poi altre tematiche che non sono quello che vogliono i cittadini. Allora diciamo basta al lamento, basta, mettiamoci la faccia, scendiamo in
in campo, facciamo quello che vogliono i cittadini, siamo, cerchiamo di essere voce dei cittadini. Tant'è che il nostro progetto si basa fondamentalmente sulla partecipazione. Dall'attività del bilancio partecipato, dove al cittadino viene chiesto quali sono le priorità, che cosa vuole, che cosa... Su questo ci torneremo. Una domanda. Ovviamente non so se eravate già pronti, preparati, e la tempistica ristretta sicuramente vi ha portato ad accelerare il passo. E come siete messe con i tempi tra candidati e presentazione delle liste? Allora, devo dire che come tutti sapevamo che prima o poi sarebbero arrivate le elezioni. Certo, non ti nascondo che i tempi stretti, i tempi brevi ci hanno un po' spiazzati, però abbiamo trovato tanti ragazzi, tanti giovani, tante persone che hanno sposato la causa di Start Scicli, quindi seppur con estrema fatica e con le difficoltà che poi hanno un po' tutti i gruppi, a differenza dei partiti che non hanno bisogno, ecco, di organizzarsi come le liste civiche, però devo dire che insomma siamo a buon punto e stiamo e riusciremo sicuramente a portare avanti questo progetto. Ecco, è giusto dire che la tempistica appunto ristretta delle elezioni può escludere parte della società civile da queste elezioni. È giusto dirlo, tant'è che qualcuno parla anche di complotto rispetto a questo. È ovvio che organizzare una lista con 16 candidati, soprattutto con la disaffezione che oggi il cittadino comune ha verso la politica, e non dimentichiamoci che presentare una lista significa una raccolta di firme, significa firme autentiche, vidimate da un funzionario che anche sia... in assenza di consiglio comunale. E questa è la difficoltà più grossa che tutte le liste civiche stiamo trovando, perché oggi bisogna andare a firmare e autenticare una firma davanti al notaio. Certo, questo tutto fa pensare che chi ovviamente voleva un vantaggio ha trovato il modo per prenderselo. Qui la mia sensazione è che, ora magari poi ti chiederò con chi state parlando, la sensazione è che si stiano creando due fazioni. Da una parte il blocco dei partiti tradizionali, che poi sembrano essere il male da scardinare, dall'altra parte invece una serie di liste civiche pronte a portare un progetto nuovo. Voi vi ritrovate in questa ottica con chi state parlando? Aprite un dialogo con tutti? Sì, allora noi siamo sempre partiti dal presupposto che il dialogo deve essere con tutti, perché qualsiasi attività deve essere inclusiva e non esclusiva. È ovvio che per la posizione che abbiamo assunto, per le attività che abbiamo fatto in questi due anni, ci troviamo un po' distante da quella che è l'idea partitica, quindi di questo asse partitico che, come dicevi tu, è una parte dello schieramento. Per quanto ci riguarda, il nostro approccio è più legato alla parte civica della città, quindi alle liste civiche, ma soprattutto a quella che noi crediamo essere la parte vera. La politica nel senso greco del termine, quindi di coloro che si occupano di politica tutti i giorni. Scicli è una città pregna per esempio di associazioni, è lì dove noi cerchiamo la forza, le personalità, ma soprattutto le professionalità e le competenze per creare non solo la nostra lista, ma anche l'amministrazione di domani. In questo momento sto parlando con un candidato sindaco? Allora, è sempre prematuro in ogni caso dire una cosa del genere. Ci rendiamo conto che andare ad amministrare significa esperienza, significa saper toccare i tasti giusti. Se prima non si riesce a creare un gruppo forte, una squadra che poi possa realmente amministrare, andare a parlare adesso di candidato sindaco mi sembra, seppur i tempi sono stretti, ma prematuro. Ecco, una critica che principalmente vi fanno è questo: siete persone ovviamente attive, però magari non avete esperienza in campo amministrativo, politico, eccetera. Questa è una cosa insomma che vi pesa oppure insomma... No, non ci pesa, perché alla base del nostro progetto c'è appunto l'esperienza, questo connubio tra la gioventù, la ventata di aria fresca, le facce nuove e le nuove professionalità con le nuove idee, ma affiancata a esperienza seria, esperienza nel campo, esperienza amministrativa. Quindi diciamo è un attacco che ovviamente la politica ci fa, però non è niente che ci preoccupi. Tra i nomi che sono già venuti fuori, le coalizioni, probabili coalizioni che sono venute fuori, c'è qualcuno che escludete a priori oppure insomma state veramente parlando con tutti? Come ti dicevo, ovviamente essendo lontani un po' da quelle che sono le logiche di partito, è ovvio che ci troviamo ad escludere quello che può venire fuori, o comunque la coalizione che può venire fuori dai partiti tradizionali, i partiti istituzionali, ecco. Quindi già ti posso dire che quella parte per noi insomma ci trova distanti.
Ovviamente oggi, come puoi ben capire, vista la contingenza dei tempi, da un giorno all'altro le cose possono cambiare, ma sicuramente in questo momento siamo molto lontani da quella che è la realtà partitica e quindi da quel polo. Un'ultima domanda, prima si parlava di partecipazione, di una politica insomma, attiva e partecipativa. Domani siete parte attiva di della prossima amministrazione, quali saranno le priorità? Allora, le priorità ovviamente bisogna subito incidere su quello che è una cosa a cui noi crediamo tantissimo. C'è stato nell'ultimo decennio un distaccamento del tessuto sociale con il comune vero e proprio. Prima cosa vogliamo che il cittadino ritorni ad essere padrone del comune. Oggi il cittadino quando entra al comune di Scicli si sente un estraneo. Negli uffici non trova aiuto, negli uffici non trova le persone a cui rivolgersi. Questo è il primo atto che bisogna fare, riportare la cittadinanza ad essere padrone della propria cosa, del comune. Dopodiché i problemi di Scicli li conosciamo tutti. Bisogna mettere subito mano al bilancio comunale perché ci sono dei contenziosi, ci sono i debiti fuori bilancio, insomma ci sono tutta una serie di problematiche che vanno affrontate subito. Ma il nostro punto di vista però è un po' diverso. Non vogliamo fare come si è fatto in passato, agire e operare solo ed esclusivamente sulle emergenze. Quelle è importante, bisogna affrontarle, ma è importante iniziare a progettare quello che sarà la Scicli del prossimo ventennio. Ora ci sarà la questione piano regolatore, che sarà un punto cruciale per la nostra città. Bisogna ritornare a parlare seriamente di agricoltura, perché è il motore, e soprattutto parlare e continuare a parlare di turismo sostenibile, ma senza andare a speculare su quello che è stato fatto negli ultimi anni. Quindi le priorità sono tante. Ecco. Ecco, le priorità sono tante e avremo modo sicuramente di parlarne, però in ogni caso adesso la devo interrompere perché il tempo a disposizione è terminato e la rimando insomma alla prossima occasione. Grazie. Grazie a voi. Sono con Marianna Buscema, che molto probabilmente sarà candidata al Consiglio Comunale nelle elezioni del 27 novembre, vicino all'UDC. Però mi diceva si sta preparando forse un progetto molto più ampio. Una prima domanda, il vostro candidato sindaco sarà Rita Trovato? Allora, in questo momento abbiamo intrapreso una serie di discussioni e anche di interlocuzioni con più candidati sindaco, all'interno dei quali ci sono anche proprio delle espressioni e dei dialoghi all'interno del partito in quanto tale, quindi oggi non posso ancora dire chi è il candidato sindaco con certezza, per un semplice motivo, anche in rispetto dei dialoghi che ci sono, che non hanno ancora definito un nome. Sicuramente si stanno definendo dei programmi, delle linee, si sta definendo diciamo il desiderio di creare un cammino comune quanto più partecipato possibile per riuscire a dare una stabilità di governo al nostro paese. Ecco, appunto, parliamo di stabilità. Scicli viene da due legislature, la prima la giunta 25 che è arrivata a un certo punto è implosa. L'UDC era parte di quella giunta, poi c'è stata la giunta Susino che al di là poi di quello che è successo nello scioglimento per mafia, anche qui arrivato a un certo punto c'è stato nella primavera del 2014 il cosiddetto ribaltone, l'UDC è arrivato a un certo punto e si è seduto dall'altra parte diciamo, della barricata. Ecco due giunte con l'UDC protagonista, però alla fine non sono andate granché. Cosa è successo e come si può superare questa situazione? Allora, io credo una cosa, personalmente mi affaccio da molto poco tempo al mondo politico, la mia è un'esperienza innanzitutto che nasce nel sociale e dal sociale viene. Quello che posso dire, amando profondamente il mio paese e la mia città, è che tante volte quando si scelgono certi progetti politici bisogna sempre avere il coraggio di capire fino a che punto questi progetti politici possono condurre al bene del paese o meno. Faccio un esempio, nell'ultima giunta Susino, quando si è compreso come UDC che non c'erano più a nostro avviso diciamo, gli elementi per poter portare avanti quei punti programmatici sui quali si era dibattuto e quindi stava cambiando proprio la visione che avevamo della città, non abbiamo ritenuto di sostenere quella giunta, ma non perché in qualche modo si è voluto sfiduciare il primo cittadino in quanto tale, ma perché non ci si è più ritrovato nei programmi e nei contenuti. Vedi, vediamo in un momento in cui il desiderio di numerose liste civiche che si stanno affacciando nel nostro territorio cittadino
fanno, danno un metro, danno una risposta. La gente ha voglia di fare politica, la gente ha voglia di partecipare, la gente ha voglia di dare il proprio contributo al territorio, e qui non è più il problema di darlo attraverso un partito, attraverso una lista civica. Qui occorrono davvero nomi, idee, persone che hanno voglia di spendersi per il proprio paese e in qualche modo non lavorare ad un progetto pro domo sua, tra virgolette. Però, ma per però la tempistica diciamo ristretta che ci porterà alle prossime elezioni implica però una certa celerità, e magari può escludere qualcuno, magari si può... Questo certamente, la celerità data dal ristretto momento non delle elezioni... Non c'è il rischio che si possa generare confusione con questa... Dipende dalla maturità delle parti che dialogheranno, perché vedi, i tempi sono stretti, ma il tempo non può dettare l'incapacità di fare delle scelte ponderate. Ecco perché trovo ancora oggi abbastanza più logico, se vogliamo, non andare dietro già a un nome piuttosto che un altro, proprio perché bisogna ponderare le scelte, perché Scicli non si può più permettere di sbagliare. Oggi il territorio sciclitano, io ho a che fare molto con i turisti, no? Arrivano e le prime cose che ascolto è: che bel paese, avrete sicuramente un'amministrazione che funziona bene, e noi sappiamo che purtroppo non è così. Ma questo cosa ci fa capire? Che il tessuto sociale, il tessuto imprenditoriale a Scicli c'è, ed è da lì che bisogna ripartire per dare stabilità e per creare volano all'interno del nostro paese. Ecco, l'UDC è un partito che ovviamente ha un deputato regionale, e questo può provocare sicuramente molte aspettative da un lato e provoca anche molte critiche dall'altro lato. E come vi affacciate, ecco, vista anche questa situazione, alle prossime elezioni? Guarda, avere un punto di riferimento noi nell'onorevole Ragusa è sicuramente, a nostro avviso, un punto di forza e non di debolezza. Il vero problema è che chiunque si affaccia a governare è soggetto a porre delusione nei confronti di chi ti chiama a governare, perché non è certamente semplice, ma questo non toglie la possibilità e il dovere, oserei dire, di dare sempre il massimo per il proprio territorio, anche se alle volte magari non riesci a dare tutte le risposte che vuoi, perché ti scontri alle volte con macchine burocratiche molto farraginose, ti scontri con delle tempistiche burocratiche che non ti permettono ad andare dietro. Ad esempio, c'è la programmazione europea, che oggi può diventare la vera salvezza, il vero volano, dove tutte le risorse economiche sono terminate. Dove reperire quelle risorse economiche per riuscire a fare volano all'interno del nostro paese? Ma sicuramente la nuova programmazione europea. Ma ad esempio, il nostro comune è pronto per portare avanti i nuovi bandi europei? Non lo so, forse bisognerebbe partire proprio da questo, ecco, dal creare. Anticipato la mia prossima domanda, che era questa: il 28 novembre entrate in un comune che è in predissesto, che viene dal nocciolimento per mafia, le risorse non ci sono, però insomma ci sono tante aspettative. Quali le priorità? Allora, le priorità innanzitutto sono quelle di creare una visione non soltanto a breve termine ma a lungo termine, cercare di dare maggiore forza alla vocazione sia turistica di Scicli, che in maniera quasi naturale, spontanea, quasi come un miracolo dall'alto, io direi, è riuscita a portare avanti, vuoi un po' per Montalbano, vuoi perché chi arriva nel nostro territorio poi vede una bellezza in quanto tale. Ma questo non basta, bisogna mettere in rete le risorse territoriali per creare un turismo a 360 gradi, non soltanto 3-4 mesi l'anno. Oggi Comiso ci permette, sfruttando meglio ad esempio il sistema proprio dell'aeroporto di Comiso, di creare una rete maggiore. La vicinanza con Noto, Siracusa, con altre città, creare sinergia può portare un beneficio a Scicli. Ma poi c'è anche il settore dell'agricoltura, e non ultimo, proprio perché giustamente non si possono toccare tutti gli alimenti, io direi che non dobbiamo dimenticare veramente di spendere al meglio e sfruttare i finanziamenti europei. In un momento storico difficile, dove il comune vive una situazione di predissesso, difficoltà economiche non indifferenti, lì dove ci sono le risorse bisogna avere le competenze per andarle a prendere, perché Scicli non può restare, diciamo, a guardare e sperare che qualcosa accada. Ora bisogna farla accadere. Un'ultima domanda, un'altra critica che viene fatta all'UDC, ovviamente dovremmo chiedere al direttore del Stato, ma visto che abbiamo un referente qua, lo chiedo a te. Una critica che viene fatta è quella di aver tutelato poco, in alcune occasioni, la città di Scicli. Parlo sempre ovviamente dell'onorevole di riferimento. Ecco, come rispondi a questa critica? Ora, io ti posso dire questo, avendo spesso un dialogo, anche avendo la possibilità di ascoltarlo, io di una cosa sono certa:
abbiamo vicino una persona che ama profondamente il suo paese. Magari non sempre si riesce a far emergere questo, magari non sempre i risultati sono come qualcuno può sperare fare, però abbiamo certamente una persona che ama il proprio paese e tutto quello in un momento storico, non dobbiamo dimenticare, un momento economicamente difficilissimo per la regione, dove portare finanziamenti è quasi una chimera. Gli ultimi finanziamenti che sono arrivati, che permetteranno di risistemare il convento di Gesù, piuttosto che hanno risistemato la croce e quant'altro, possono sembrare poca cosa, ma sono testimonianza di un lavoro faticoso che c'è alle spalle. Bene, io ti devo interrompere anche perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Avremo sicuramente, come dico, ho detto anche gli altri, modo di riparlare di alcuni argomenti e di approfondire meglio. In ogni caso, grazie per essere intervenuta. Grazie a voi. Alla prossima. Eccoci giunti all'ultimo ospite di questa puntata dello speciale delle amministrative a Scicli. Si voterà il 27 novembre, lo ricordiamo, quindi c'è molto fermento. Al mio fianco Gianpaolo Schillaci, del blog di Scicli, già assessore della Giunta Susino, della seconda Giunta Susino, impegnato politicamente, parte attiva, membro attivo del Comitato per la tutela della salute e dell'ambiente, insomma uno che ha partecipato attivamente alle diverse battaglie sull'ambiente. Le faccio subito una domanda così, tanto per smorzare subito. Lei sarà candidato sindaco di Scicli? Ma il candidato sindaco deve nascere dalla città. Noi non abbiamo mai pensato che si potesse fare avanti qualcuno e dire ci sono io. Sono vecchi sistemi, vecchi metodi che non approviamo affatto, pensiamo che non portino a nulla. Ma ci sono i tempi per trovare una condivisione, una sintesi su una figura magari che possa essere più ampia possibile? Ma Scicli ha fatto, la società civile di Scicli ha fatto già un miracolo formidabile in poco tempo. Se vuole sapere qual è, glielo dico. Sì, prego. Magari me lo domandi. Qual è? Ne farà un altro. È quello di aver dato una risposta importante, una risposta formale, una risposta di cuore, ma anche una risposta di forma e di sostanza all'aggressione che il territorio ha avuto da parte di chi ha pensato di poter trasformare una vallata vicino alla città in un polo petrolchimico dove trattare dei rifiuti pericolosi. Queste sono cose che si fanno altrove e che a Scicli significherebbero stroncare l'agricoltura di qualità, stroncare il turismo di qualità. Dopo tutte le spese, voglio dire l'immagine, spese fatte dai cittadini, gli investimenti, e quindi voglio dire qualcosa di totalmente impossibile da portare avanti nei confronti di Scicli. Eppure qualcuno ci ha provato, la città ha reagito in tempi brevissimi, anche questa volta in tempi brevissimi troverà la strada giusta per unirsi e andare avanti nelle prossime elezioni. A fine settembre si è deciso che a Scicli si voterà il 27 di novembre, secondo lei questo è un altro attacco alla città? Ah, ma certamente sì, evidentemente non hanno capito chi è, che la città comunque si organizza, non ha bisogno di lunghi tempi. Se lei deve guardare a una coalizione, a degli alleati, verso dove guarda oggi? Noi, lo dico subito, sabato prossimo presentiamo quella che è la nostra struttura, come dire, la struttura della nostra idea sulla città, la nostra idea del blog di Scicli, che è anche già stata condivisa con altri gruppi, sabato, insomma, tutto questo si vedrà. Non per presentare la lista del blog, lo dico subito, perché noi, il blog è nato promettendo che non avrebbe presentato una propria lista. Fra le cose che noi presentiamo, i documenti che abbiamo già elaborato da tempo, c'è la carta della città, la carta etica della città. Sulla carta etica della città c'è scritto dove, secondo noi e secondo altri, la città si deve incamminare. Una città accogliente, solidale, laboriosa, rivolta al turismo, alla cultura e, come dicevamo prima, all'agricoltura di qualità, capace di valorizzare le proprie risorse che sono tantissime e che in effetti fino adesso non sono mai state valorizzate. Quindi non andiamo e non possiamo andare insieme verso chi non ha lavorato in questo senso, verso chi ha lavorato in senso opposto, verso chi è stato ambiguo, verso chi è stato con un piede di qua e un piede di là, che ce ne sono tanti, anche se dicono di no. Non andiamo neanche verso coloro che non hanno in mente accoglienza, solidarietà e lavoro per le fasce che hanno più bisogno. Qualcuno ha avanzato una critica riguardo la vicenda dell'ACIF, dicendo che è servita a qualche vecchio amministratore
per rifarsi una virginità politica che magari aveva perso. Lei si sente un po' attaccato da questa critica? No, ma neanche un po', guardi. Ma non perché non possa essere identificato nell'amministratore che pensano questi signori. Non interessano le critiche di questo tipo, francamente. Non porgiamo il fianco, mi interessa proprio. Quello che noi interessa, invece, è chi è stato adesso a difendere la città. Quindi molti non ci sono stati affatto, molti di questi che adesso saltano fuori pensando di dover fare chissà che sono stati rintanati, non hanno messo né la faccia né il nome, neanche una firma. Pensino a questo piuttosto che guardare gli altri. Da quello che abbiamo insomma, riscontrato anche dagli incontri fatti in questa puntata, pare che stia emergendo, no, la voglia di presentarsi tutti con liste civiche, pare che insomma, oggi i partiti siano diventati il male. Che quasi si abbia timore, no, a presentarsi con il simbolo di un partito. Secondo lei c'è questa tendenza? Cosa ne pensa? Ma certamente questa tendenza c'è e noi l'abbiamo studiata con gli amici del blog a partire dall'estate scorsa. Abbiamo anche redatto un documento che si chiama Il Manifesto per Scicli, che appunto è nel nostro blog e che abbiamo discusso anche in tempi recenti con altre forze culturali. E sicuramente questo documento che abbiamo scritto, questo manifesto per la città di Scicli, nasce esattamente da questo presupposto, e cioè che i partiti erano e sarebbero chiamati a svolgere un ruolo importantissimo nella società, di mediazione fra le esigenze della società e le esigenze, come dire, e il linguaggio politico. Tutto questo è venuto ampiamente meno. Ampiamente meno. Oggi i partiti ti chiamano solo il giorno delle elezioni, questa cosa non può camminare, infatti il nostro documento e quelli che abbiamo sviluppato successivamente sono i documenti della partecipazione popolare, che è prevista per Costituzione e norma in tutte le città italiane, ma noi abbiamo aggiunto anche il termine strutturato, che significa strutturare una serie di azioni per andare il patto con i cittadini, gli accordi per l'allacciamento di quartieri o strade agli acquedotti, alle fognature, per l'installazione di bambinopoli, e il patto dei cittadini si può andare a cercare, le città più evolute vivono così perché ormai è impensabile non coinvolgere i cittadini tutti i giorni nella gestione, nelle scelte, la gestione del bene comune. Però poi ci vogliono anche le risorse per fare quello che dice lei, e come si trovano? Al contrario, noi questo è uno strumento per trovare le risorse, mobilitando tutta la città, perché la città, l'esperienza che noi abbiamo avuto è stata esattamente questa, è stata la città che ci è venuta incontro e che ha chiesto questa forma di collaborazione. Bisogna essere preparati finalmente a farla. Un'ultima domanda, le chiedo una risposta anche molto breve, per quanto possibile. Lei è già stato amministratore, il 28 di novembre ritornerà ad esserlo, o ritornerà ad essere parte attiva di una coalizione che gestirà l'ente comunale. Quali saranno le priorità? Ma le priorità si guarda sempre al vertice, per esempio, no? Noi abbiamo un ente comunale che ha delle risorse umane, che sono state totalmente mortificate nel corso del tempo, e un ente comunale che è mancato, fra l'altro, nella funzione di coordinamento. Faccio solamente un esempio perché devo farlo, fa parte di quelle che sono state le mie competenze. Noi abbiamo voglia di parlare di impianti sportivi e di sport se non c'è un coordinamento chiaro e netto e trasparente fra le responsabilità dell'ufficio sport e le responsabilità dell'ufficio tecnico. Questa cosa avevamo cominciato a farla quando poi abbiamo dovuto andare da un'altra parte, ma non c'è dove andare se le funzioni apicali, diciamo quelle che spettano alla segreteria, al segretariato del comune, non vengono rese adeguate a quelle che sono le esigenze di Scicli, altrimenti insomma, i candidati possono parlare di qualsiasi cosa, ma i programmi restano chiacchiere. Invece i programmi devono diventare realtà, e per fare questo bisogna affrontare questi punti critici più altri che avremo modo di spiegare anche sabato nel prossimo incontro. Grazie per essere intervenuto in questa puntata speciale che riguarda Scicli e le amministrative. Ovviamente, come ho detto anche agli altri, abbiamo modo di approfondire molte tematiche perché insomma ci sarà molto da parlare, anche se i tempi sono ristretti. Grazie ancora e avremo modo di rivederci. Con Giampaolo Schillaci si chiude questa puntata dedicata alle amministrative che si terranno a Scicli il 27 novembre 2016. E tanti gli spunti, tante le riflessioni, quello che insomma abbiamo capito è
che molti stanno preferendo muoversi per liste civiche, quindi abbandonare magari i partiti, o almeno non abbiamo sentito ancora, sono mancati alcuni referenti di partiti tradizionali, però insomma la tendenza sembra quella di preferire le liste civiche. Una considerazione comune è quella che questa tempistica così ristretta possa generare confusione e quantomeno possa essere considerata sospetta. E questo è un po' un sentore che abbiamo riscontrato in tutti i nostri ospiti. Canale 74 continuerà a seguire approfonditamente tutte le evoluzioni che porteranno alle amministrative del 2016, del 27 novembre 2016. Io vi rimando al prossimo appuntamento, che è previsto per venerdì prossimo alle ore 21.05, sempre su Canale 74.